Nella prima domenica d'autunno si è rinnovato l'appuntamento con cantine aperte in vendemmia per celebrare uno dei momenti più suggestivi e magici della stagione vitivinicola. Tra le aziende che hanno aperto le porte ai wine lovers, naturalmente non poteva mancare l'azienda Riviera di Andria. La famiglia ha decorato, ha guidato i visitatori alla scoperta dei segreti che si celano dietro le proprie etichette. Inoltre, sul prato della vecchia masseria è stato possibile anche degustare salumi, formaggi e carni proposte da artigiani locali, tutto all'insegna del buon cibo e della spensieratezza. Credo che anche per quest'anno si possa dire appunto del successo che ha sempre avuto questa manifestazione a favore della conoscenza corretta del vino. Una conoscenza corretta, perché aggiungo questa parola? Perché il vino va degustato con bicchieri adeguati, non esistono bicchieri mezze misure, il bicchiere deve essere bicchiere da degustazione, perché solo così si possono cogliere le differenze positive e negative eventuali. Ecco, il vino va scoperto e va anche compreso esattamente tutto quanto il ciclo produttivo, che è naturalmente molto importante. E certo, infatti far visitare le cantine vuol dire addirittura non solo far visitare la fase di lavorazione delle uve, ma anche parlare dei vigneti, far capire l'importanza del sistema di allevamento, delle varietà e anche del sistema di raccolta dell'uva, meccanica o manuale. Riviera da molti anni è particolarmente attenta anche a queste iniziative di divulgazione. Sì, certo. Quello che la Riviera, diciamo, può dirlo, perché la Riviera ha iniziato la sua attività quando di queste manifestazioni non si sapeva neanche l'esistenza e quindi non si conoscevano i vini della nostra regione. Quindi siamo ben lieti che adesso ci siano tante cantine, tanti produttori che invece con i loro assortimenti di vini e con la loro qualità hanno creato una bella immagine dei vini pugliesi.